Ciao a tutti, sono Francesca Lanzavecchia, una progettista con base a Pavia. Ho aperto nel 2010 uno studio insieme ad Anuai tra appunto l'Italia e Singapore, e da allora mi occupo di progetti vari e diversi, su scale varie e diverse, dal prodotto fino agli interni, e tutti con la stessa vocazione, quello di portare leggerezza, ironia e poesia nel mondo dell'industria. L'opera che ho deciso di produrre e donare per quest'asta benefica si chiama A Milano che vorrei, il futuro è nell'aria. E è un po' una visione di quella che è una città che si riappropria degli spazi condivisi, una città che ha sempre più voglia di vivere fuori e di conquistare in questo caso l'aria. Mi sono immaginata questi hackeraggi dei palazzi, che tramite scivoli e grosse bolle d'aria diventano dei dancing, dei parchi giochi, dei piccoli giardini botanici. Sì, certo, conoscevo Aile, conosco l'operato di Aile da quando sono piccolissima, vengo da una famiglia di medici e so quanto è importante sostenere, soprattutto qua in Italia, la ricerca e le famiglie dei pazienti. Lo scorso anno ho perso uno zio per una leucemia fulminante e so quanto è importante stare vicino appunto anche alle famiglie di chi sta male.